Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, oggi andremo a realizzare questo splendido ciondolo. È un ciondolo molto molto semplice, in questo caso è stato realizzato con un rivoli da 14 mm, tre colori di Super Duo in gradazione, da lilla a lilla scuro, lilla chiaro e rosa, le O beads bianche e delle rocaille 15-0 e 11-0 dorate. Oggi noi lo realizzeremo con un rivoli più piccolo da 12 mm. Non è vincolante la misura per realizzare questo ciondolo, perché comunque noi andremo a lavorare nella circonferenza. Allora, io ho già incastonato il mio rivoli da 12 mm, bianco e oro. Ha un cabochon all'interno, cristalla B, come potete vedere. Certo, non è stata la scelta migliore, ma non mi andava di ripetere l'incastonatura, quindi questo l'avevo già preparato e spero che insomma si riesca a vedere. Allora, il ciondolo, il cabochon è stato incastonato col classico filo da tessitura. Io ho usato il capo, potete utilizzare Miyuki o qualsiasi altro filo con il quale siete abituate, meglio ancora se con il Farline, così almeno potete continuare nello stesso modo anche per la circonferenza. Io per la circonferenza utilizzerò il filo di nylon, questo qui da 0,20. Gli altri materiali sono tre gradazioni di Super Duo più o meno dello stesso tono, quindi dal petrolio celestino al petrolio più chiaro. E le rocaille andrò a utilizzare queste sempre Miyuki 11.0 e 15.0 nello stesso tono, e le O beads, eccole qui, bianche. Allora, iniziamo. Ho già inserito il filo di nylon, come vi ripeto, io ho fatto l'incastonatura con il filo da tessitura e mi porto ad uscire da una delle Delica che compongono l'incastonatura esattamente nel giro centrale. Come vedete, voi guardandolo lateralmente vi trovate due coppie di Delica. Ovviamente non si vede niente, c'è il sole riflesso, eccolo qui. Due coppie di Delica, io mi porto ad uscire da una di quelle singole. Che cosa devo fare? Fra una delica singola e l'altra andrò semplicemente a inserire una 11.0. Quindi semplicemente in questo modo io andrò ad inserire la rocaille fra le delica. Dovrò semplicemente realizzare in questo modo il contorno. Quindi la mia rocaille si posizionerà praticamente sopra alla coppia delle due deliche di base. Quindi completo in questo modo tutto il mio giro. Terminato questo giro, quindi mi trovo ad uscire da una delle rocaille. Vado ad inserire fra una rocaille e l'altra il primo colore di Super Duo, che deve essere il colore più scuro, e completo così il mio primo giro di Super Duo. Sto inserendo la mia ultima Super Duo, rientro sia nella rocaglia che nella Super Duo successiva, in modo da portarmi già a iniziare il mio nuovo giro. Quindi rientro nella Super Duo subito che mi trovo dalla quale sto uscendo, ma dal foro alto. Il nostro secondo giro di Super Duo invece prevede l'inserimento del colore più chiaro, quindi nel mio caso sarà questo celestino. Quindi semplicemente vado ad inserire fra tutte le Super Duo del mio giro la Super Duo più chiara.
terminato anche questo passaggio, come nel giro precedente, mi porta ad uscire dalla prima super duo che ho inserito, dopodiché passo nel foro alto. L'inserimento successivo, il nostro terzo giro, verrà realizzato con il colore che è la via di mezzo fra il primo e il secondo. E l'inserimento deve essere fatto tra una super duo e l'altra, inserendo una obiz, una super duo e una obiz, e rientro nella super duo successiva in questo modo. Quindi dovrò andare ad inserire tra una super duo e l'altra queste perline e completo il giro. Ho terminato anche questo giro, questo è il risultato. Mi sono già portata di nuovo ad uscire dal foro alto della prima super duo che ho inserito in questo giro, quindi procedo con il mio ulteriore giro e adesso la sequenza sarà al contrario rispetto a quella che abbiamo appena inserito, quindi super duo, obiz, super duo e rientro nella super duo subito dopo. E tiro il filo. Quindi procedo con questa sequenza per tutto il nostro giro. Questo è il nostro ciondolo a giro completato. Io ve lo sto presentando appunto come ciondolo, ma in realtà voi potreste terminare al primo inserimento di obiz per realizzare gli orecchini abbinati. I nostri ultimi giri, quindi andiamo a terminare con le decorazioni. Mi porto ad uscire con l'ago da una delle super duo dell'ultimo giro. Quindi questa super duo è l'inserimento super duo bits super duo. Quindi fra questa coppia di super duo io andrò ad inserire 3 rocaie 11-0. In questo modo. Fra queste invece, più vicine, andrò ad inserire un'altra obiz. In questo modo. Quindi questo sarà l'inserimento che voi dovrete ripetere per tutto il giro. Questo è il passaggio terminato. A questo punto il ciondolo si ondulerà un pochino. Allora, che cosa dovete fare per non avere questo effetto che fino al momento, a questo momento non c'era? Allora, io ho semplicemente inserito qui sotto una 15-0 e quindi ho ripassato in tutto il giro. Vi faccio vedere. Allora, esco dal foro di questa super duo qui, quindi metto una 15-0 sul lago e mi inserisco nella super duo, nella obiz e di nuovo nella super duo e tiro il filo, inserendo questa 11-0 esattamente in questo posto e ripassando all'interno della lavorazione, il ciondolo diverrà molto più piatto. Quindi ripeto questo passaggio per tutto il giro. E questo è il nostro ciondolo completato. Vedete, non è più ondulato come prima. Ovviamente rimarrà leggermente, ma li dico leggermente a cupola perché noi andremo sì a lavorare sulla parte esterna dell'incastonatura che non è rigidissima, quindi la base sarà leggermente più morbida, però vi assicuro che l'effetto è bellissimo. Vi faccio vedere anche la differenza, guardate, fra il i rivoli da 14 e quello da 12. La differenza è praticamente pochissima a livello di grandezza e a livello di percezione
del ciondolo, quindi non perde, pur avendo realizzato un cabochon, cioè avendo utilizzato un cabochon più piccolo. Io spero che il tutorial vi sia d'aiuto e vi sia di gradimento, visto che me l'avete richiesto in tante. Io ho un ciondolo che adoro. L'unico consiglio è, ecco, io non l'ho realizzato monocolore, ho sempre utilizzato i tre colori, quindi il mio suggerimento era di continuare in questa scia, quindi io ve l'ho riproposto in tre colorazioni. Ciò non toglie che potete sbizzarrirvi come meglio credete. Al momento vi saluto e alla prossima. Ciao ragazzi!